Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Ragazzi, è iniziata ufficialmente la Season 3 Reloaded su Warzone e su Coldor alle 6 di questa mattina. Vi spiegherò tutto quello che sta accadendo, quindi 1500 mi piace, spaccate il video, iscrivetevi se siete nuovi, attivatevi le notifiche per non perdere i prossimi video informativi. Alle 13.30 giocheremo in live anche sulle novità di cui vi parlerò appunto in questo video per quanto riguarda Warzone. Tutti i miei social in descrizione, troverete anche in descrizione il codice sconto se volete regalare un aim controllers, dove potrete settare qualsiasi aspetto del vostro pad. Partiamo, perché come vi ho detto è ufficialmente iniziata la Season 3 Reloaded su Warzone e su Coldor. Ricordiamo innanzitutto i pesi: su Coldor la patch è la 1.17, su PS5 sono 10,3 GB, su PS4 7,1 GB, su Xbox Serie X ed S 13,1, Xbox One 8,3, su PC 10,3. Su Warzone la patch invece è la 1.37, su PS5 il peso è di 14,6, stesso identico peso su PS4, Xbox Serie X ed S 15,2, Xbox One 15,2, su PC sono 14,9 se avete soltanto Warzone, 18,1 se avete anche l'app con Modern Warfare. Questo quindi per quanto riguarda i pesi. Vi ricordo che la 1.17 ad alcuni si è già scaricata nei giorni passati, quindi oggi possono direttamente giocare con tutte le novità, mentre per Warzone ieri si è attivato il pre-download per diversi giocatori. Oggi praticamente dalle 6 di questa mattina lo potete scaricare tutti quanti appunto su PC, Xbox One e i restanti di PlayStation. Ma che cosa è accaduto innanzitutto su Coldor? Innanzitutto, misuratori di ping e perdita di pacchetti ripristinati nel gioco, risolto un problema per cui gesti venivano ripristinati dopo la chiusura delle applicazioni. Nel negozio del prestigio, nuovi contenuti disponibili, risolto un problema in cui le partite veterano venivano conteggiate con la modalità nucleo. Sono state ritoccate tantissimo le armi. Allora, le patch, ragazzi, sono 9 pagine di modifiche, è un elenco infinito, ci abbiamo messo più di un'ora e mezza per tradurre tutto quanto. Trovate completamente tutte le modifiche sul mio canale di Telegram, link in descrizione. Adesso vi dico le più importanti. Innanzitutto, sulle armi arriva il flinch personalizzato, o meglio, sui fucili da cecchino è stato introdotto il flinch personalizzato. Quindi vuol dire che avremo un flinch specifico per il cecchino che muove la mira dell'arma quando il giocatore viene colpito. Inoltre avremo anche il Momentum ADS, che ora è personalizzato per ogni fucile da cecchino, quindi lo slancio dell'ADS, che per chi non lo sapesse è l'aim down sight, quindi il tempo che si passa dall'arma che è con la canna diretta verso terra fino al puntamento del nemico, è quella sensazione di pesantezza quando l'arma esce e rientra nell'ADS. Quindi hanno lavorato tantissimo per rendere più reali i fucili da cecchino tramite il flinch e tramite appunto il momentum ADS. Sul Tundra, velocità dei proiettili aumentati da 5,50 a 5,80, sono stati nerfati un bel po' gli accessori. Sul Pellington, velocità di scatto a fuoco aumentato da 0,45 a 0,4,33 e velocità dei proiettili ridotta da 500 a 4,78. Sull'M82 potenziato, velocità ADS aumentata da 0,7 a 0,666 e momento di uscita ADS aumentato da 0,2 a 0,18,3. Sullo ZRG 20 mm la velocità delle ADS è ridotta da 0,65 a 0,683 e la velocità di proiettili ridotta da 9,25 a 9,23. Per chiudere il discorso dei cecchini, sullo Swiss K31 il flinch del 25% in meno rispetto agli altri fucili di precisione e la velocità di proiettili ridotta da 700 a 6,84. Sui fucili d'assalto è stato nuovamente potenziato il Krieg con la velocità di proiettili aumentata da 6,25 a 6,86. Sulla K47 stesso identico discorso, aumentata la velocità di proiettili da 4,90 a 702. Sul FAR aumentato il danno massimo da 27 a 28 e anche qui aumentata la velocità dei proiettili. Sul Groza aumentata la velocità dei proiettili da 6,50 a 6,60
sul QBZ da 6,25 a 6,71, sul FARA da 6,75 a 7,29, chiudiamo con l'XM4 dove la velocità di proiettile aumentata da 5,50 a 6,57. Ritocchi anche per quanto riguarda le mitragliatrici leggere, anche qui ritoccato l'aspetto della velocità dei proiettili, sulla pistola anche qui aumentata la velocità dei proiettili sulla 1911, sulla Magnum e sulla Diamatti. Trovate poi, come vi dicevo, tutte le specifiche sul mio canale di Telegram, perché sono 9 pagine di modifiche. Sul multiplayer, aggiunta standoff, aggiunta Duga alla rotazione multiteam, Crossroad di nuovo alla rotazione scorta VIP e armi combinate, 12 contro 12 e standoff The Pine e Mosca aggiunta alla rotazione delle mappe. Ovviamente ritocchi alla modalità zombies con Outbreak, Dead Ops Arcade 3, su Carneficina, che come sapete è una modalità esclusiva PlayStation, e c'è stato anche un tuning armi all'interno di zombies. Infatti tutte le armi adesso sono state potenziate all'interno appunto della modalità dei morti, quindi sarà molto più divertente per chi è amante ovviamente zombies. Soltanto le modifiche delle armi zombies sono oltre 3 pagine. Ma oltre ovviamente alle modifiche armi, vi ricordo quello che vi ho riportato è modifiche armi soltanto all'interno di Cold War, quindi multiplayer zombies, niente che va ad incidere appunto sulla controparte di Warzone, perché le armi vengono ritoccate da Raven Software. Oggi ovviamente arrivano i due nuovi bundle, li faccio vedere: in game Rambo e John McClane, quindi eccole qui le schermate dei due nuovi operatori che saranno disponibili all'interno del gioco. Poi arriverà anche la modalità molto interessante Gun Game di Rambo, con ovviamente la possibilità di utilizzare anche l'arco da combattimento appunto specifico del personaggio. Diversi utenti mi hanno segnalato invece che dopo la patch 1.17 non hanno più i livelli, oppure si vedono bloccati ad esempio dal livello 182 in poi. Bene, Treyarch ha detto che è soltanto un bug visivo, continuerete tranquillamente a livellare, arriverà un fix per risolverlo. Molti mi stanno chiedendo: ma la pistola MP63 arriverà già oggi oppure più tardi nella season 3? Bene, il Treyarch ha confermato che questa nuova pistola, di cui vi faccio vedere il primo gameplay in anteprima, arriverà in corso di season 3 Reloaded, non oggi, perché la data ancora non è stata confermata. Oggi sarà disponibile, ma soltanto su Cold War, la nuova arma corpo a corpo, la mazza da baseball. Durante la season 3 inoltre arriverà, oltre a Rambo e John McClane, nello shop dei titoli un nuovo bundle chiamato Death Valley Maxis, contenente una nuova skin per Samantha Maxis chiamata Death Bridge. Ulteriori dettagli saranno rilasciati appunto nelle prossime ore, quindi veramente molto ma molto interessante. Ieri ha parlato invece la Raven Software dando un piccolo easter egg che sta lavorando sul potere d'arresto, quindi molto probabilmente è in arrivo un ritocco appunto a questa modalità. Come vi dicevo ieri ragazzi, arriveranno anche nuove zone giocabili all'interno di Verdansk, che saranno ben 3. La più interessante è quella che troveremo a Downtown con il Plaza, direttamente dal film Die Hard. All'interno del Plaza potremo addirittura fare delle sfide e missioni, come disinnescare esplosivi C4, fermare un affare di armi, entrare nel cavo del Plaza, quindi veramente molto interessante perché otterremo una marea di ricompense. Quindi state attenti ragazzi oggi ad atterrare a Plaza, perché sarà uno dei punti ovviamente più interessanti. Abbiamo visto poi le nuove zone che arriveranno a ridosso di Summit, quindi molto carina la volontà da parte di Treyarch finalmente di ampliare nuove zone all'interno di Verdansk 84. Quindi i punti saranno la Nakatomi Plaza, la Survival Camps e la Chia Outpost, che è appunto questa nuova zonetta vicino a Summit. Troveremo la nuova modalità a tempo limitato Power Grab, di cui vi ho parlato ieri, i bundle di Die Hard Operator Bundle e di Rambo Operator Bundle, e ovviamente questi eventi a tema anni 80. Oggi ovviamente rimanete sintonizzati perché vi riporterò tutti i dettagli in tempo reale sui miei social, e domani un nuovo video informativo con tutti i dettagli segreti di questi aggiornamenti. Ieri sera Activision inoltre ha annunciato le World Series of Warzone, un nuovo torneo per Warzone con un montepremi di $300.000 per ogni evento. Gli eventi inizieranno il 22 di giugno ed ecco qui il calendario ufficiale. Ieri sono stati anche trapelati i trailer per quanto riguarda Duga e Standoff, li trovate direttamente su tutti i miei social o eventualmente su TikTok. Activision ieri sera ha annunciato inoltre che dalle 19 del 21 di maggio alle 19 del 24 di maggio saranno attivi doppi punti giocatori
giocatori su entrambi i titoli, quindi Coldor e Warzone. Chiudiamo con una curiosità da parte della Raven Software. La Raven Software ha dichiarato che fra i tanti feedback ricevuti di recente stanno lavorando per implementare una modalità streamer adeguata con nuove implementazioni dedicate esclusivamente ai creators. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Cosa molto interessante, che pensano ovviamente a rilasciare bundle, ad andare a lavorare sulla modalità streamer, ma per quanto riguarda tutti i problemi che li abbiamo segnalato o che li continuano a segnalare, minimamente il silenzio assoluto. Vi do e chiudo il video informativo con una curiosità: Power ieri ha avuto una conferenza o meeting con Raven. Vi riporterò i dettagli nei prossimi giorni. Con questo chiudiamo un video informativo veramente molto ma molto succoso. 1500 mi piace per supportare questo video, iscrivetevi se siete nuovi. 13:30 mega live con tutti i dettagli, giocheremo insieme le novità di Warzone e non solo, e appuntamento come domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Cop.